Consigliere Morra, quanto accaduto in commissione bilancio, come lo definiamo? Lei ha smentito comunque quanto è emerso poi in consiglio comunale, ha smentito il consigliere Verna. Guardi, non vorrei tirare in questa cosa qui, c'è il pieno rispetto di tutte le persone. Verna ha detto una cosa giusta, che la commissione bilancio è un atto politico. Io non avevo delegato la sostituzione a nessuno. E comunque Verna ha ritenuto di fare il presidente in sostituzione del consigliere Bartolini, presidente della commissione. Io credo che vadano rimesse le cose al proprio posto. Comunicherò al segretario comunale che quando non posso essere esclusivamente per motivi di lavoro presente, la mia sostituzione deve essere autorizzata in maniera scritta, solo questo. Però c'era stato un incontro insomma, Verna parla anche di conversazioni tra lei, Sbraccia e lui anche in merito a queste sostituzioni. Ognuno conosce bene la verità. Una chiacchierata fatta 5 mesi fa non può irradiare su una commissione bilancio. Non rincorriamoci su stupidaggini. Poi io rispetto il consigliere Verna, ho idee diverse dalla sua, storie diverse, ma non adesso mettiamo a posto. Chiederò al segretario che quando sono assente, e io sono assente in commissione, se per caso sono a Genova per un processo, se quel giorno sono a Isernia per un processo, e non sono mai andato, intelligenti Pauk, in una commissione se non ci sto dall'inizio alla fine. Non firmo e vado via, non che questo lo imputi a qualcuno, ma io quando vado sono presente. Però c'è stata una gaffe politica inevitabile. Guardi, forse c'è anche un dato politico. No, c'è una leggerezza. Credo che questa maggioranza, che oltretutto si è allargata con transfughi che vengono, perché qui, insomma, voglio dire, ormai c'è bisogno di un navigatore satellitare in comune, non abbia bisogno di questi passaggi. È stato un passaggio, secondo me, che ha violato la norma, è comunque un passaggio illegittimo. Io comunico al notaio del comune, che è il segretario comunale, che non ho mai autorizzato nessuno, e dalla prossima volta, ove non ci sia, perché ripeto, se sono fuori Abruzzo non posso stare in commissione, ci sarà bisogno della mia delega scritta. Semplicemente poi il segretario comunale sa come uniformare la sua attività all'effettivo rispetto della formalità della norma. Qualcuno dell'opposizione addirittura vorrebbe presentare un esposto. Guardi, innanzitutto io delego, faccio la mia comunicazione, poi se qualcuno sta approfondendo, a me questa cosa non mi entusiasma né in un modo né in un altro, mi ha intristito questa vicenda. Credo che se ci sono i termini si può pensare a un esposto. Comunque sia, è stato un passaggio di cui la città non aveva bisogno.